una nuova esperienza per riflettere e crescere. Un'occasione per approfondire una delle pagine più drammatiche della nostra storia. È il Viaggio della Memoria ad Auschwitz e Birkenau, edizione 2011, presentato al Liceo Galilei di Roma da Nicola Zingaretti ed alcuni dei sopravvissuti alla Shoah. Tra questi Rubino Romeo Salomoni, deportato ad Auschwitz, a cui è stato conferito il titolo di Cavaliere della Repubblica. E agli studenti, oltre ad un quaderno di viaggio con informazioni sui luoghi da visitare, è stato regalato proprio il libro scritto da Salomoni, Ho sconfitto Hitler, che ha ispirato il film La vita è bella di Roberto Benigni. Al viaggio di quest'anno, in concomitanza con i 150 anni dell'Unità d'Italia, parteciperanno anche gli studenti di Pesaro, una città del nord, e di Potenza, una città del sud, spiega l'assessore alla scuola Paola Rita Stella. Portiamo più scuole, 67 scuole, quindi più ragazzi che avranno l'opportunità di vedere e sentire le testimonianze dei vari testimoni che ci accompagneranno, e ci saranno altre province per celebrare anche in un modo significativo l'Unità d'Italia. È uno dei più grandi viaggi della memoria mai organizzati, conclude il presidente Zingaretti. Ma noi abbiamo sempre delle richieste enormi per partecipare. E questo è un segnale molto importante, anche perché dopo ogni viaggio, almeno nei viaggi che organizziamo noi, seguono dei lavori, delle iniziative che coinvolgono le intere scuole.